Bentornati su tecnologici.net, io sono Federico, questa è la puntata di novembre della nostra rubrica di game per dispositivi Android. Scusate per il ritardo, abbiamo avuto un po' di problemi questo mese, scusate anche per l'inquadratura un po' strana e per le luci non ottimali, ma ho un problema con un faretto che spero di risolvere prossimamente. Per questo il video eccezionalmente uscirà in 4K, perché il file lo posso lavorare meglio poi in post produzione, quindi eccezionalmente avrete anche un video in 4K questo mese. Fateci sapere se può interessarvi il 4K, perché potremmo anche continuare su questo formato. Come al solito, il prossimo mese vi chiedo di mettere tanti like qua sotto, di consigliarci i giochi. Stiamo vedendo, stiamo leggendo, stiamo provando quelli che ci consigliate, e questo mese ci sono tre titoli. Due titoli di corse, uno, entrambi molto arcade, uno un po' retro come stile, un altro un po' più tra virgolette moderno, ma entrambi molto molto belli secondo me. È un titolo nuovo, perché è stato annunciato con il lancio del nuovo Assassin's Creed, quindi cominciamo. Il primo titolo che vi voglio segnalare è Horizon Chase, un gioco di macchine secondo me molto interessante. Qual è lo scopo? Lo scopo è il solito: completare dei percorsi arrivando primi. Un titolo molto molto arcade, in cui dovrete collezionare nel corso del percorso il nitro, quindi il NOS per potenziare la vostra auto. Dovrete potenziare, dovrete anche mantenere il livello del serbatoio di benzina appunto a un livello adeguato, perché se finite la benzina l'auto si fermerà. E come collezionare questi benzina e NOS? Nel corso ovviamente della gara troverete delle piccole icone in stile Mario Kart che dovrete prendere, e ovviamente sarà importante non solo arrivare prima, arrivare al traguardo. Quindi se vi scorderete di raccogliere benzina nel corso della gara, la macchina si spegnerà. Molto interessante come gioco. Andando avanti e completando le varie mappe, ci sono varie città sparse per la mappa, e voi dovrete completare ovviamente i vari percorsi del gioco. Completando le varie mappe potrete sbloccare nuove vetture. Secondo me è un gioco molto carino, perché è casual, le gare durano poco, e secondo me si può giocare anche nei ritagli di tempo. Skidstorm invece è un gioco sempre di auto, però un po' diverso. Cambia innanzitutto l'inquadratura. Se in Horizon Chase voi avevate un'inquadratura dal posteriore e guardavate il retro della vettura, in quest'altro titolo, in Skidstorm, avete un'inquadratura dall'alto, un'inquadratura un po' tra virgolette cartunesca, perché le auto sembrano quasi disegnate, gli ostacoli sono molto fumettosi, insomma una grafica secondo me molto divertente e molto piacevole da guardare, ricca di colori. Anche in questo caso il gioco non è ovviamente un gioco simulativo, ma è un arcade, quindi bisognerà controllare la derapata della vettura, bisognerà facendo derapate bisognerà collezionare il NOS. Insomma, anche qui secondo me c'è da divertirsi, perché le gare durano poco, le vetture in gara sono poche, ci si può scontrare. Insomma, è un titolo divertente per i ritagli di tempo, anche questo. Un po' più articolato dell'altro, però, perché voi oltre a poter scegliere diverse vetture nel corso ovviamente del gioco, perché voi partirete comunque da una, potrete anche modificare la vostra vettura, il colore, il motore, la centralina, insomma è tutto quello che concerne il potenziamento del vostro mezzo. Un gioco divertentissimo. Tra i due, sinceramente, se dovessi scegliere, questo secondo mi piace molto di più, perché è più personalizzabile, potete personalizzare la vostra vettura, potete fare un sacco di cose in più. L'ultimo gioco è Tower Assassin's Creed, secondo me è il più rapido di tutti. Ricorda un po' un titolo che vi abbiamo consigliato, non so se lo scorso mese o due mesi fa, in cui voi dovrete comporre la torre da cui poi si lancerà il vostro assassino. Ma come la dovrete comporre? Al movimento ovviamente dei pezzi voi dovrete tappare nel punto giusto per farli allineare con i pezzi sotto. Se il pezzo non si allineerà, ovviamente la torre si rimpicciolirà sempre di più, fino ad arrivare a un punto in cui non potrete più andare avanti. Anche qui, arrivati
alla sommità potrete far lanciare il vostro assassino e fargli collezionare un po' di punti. Insomma, un gioco divertente per passare qualche minuto, molto più easy degli altri due. Vi ricordo di mettere like, di seguirci sui nostri social, soprattutto su Telegram, e ci vediamo alla prossima, sempre qui su Team Tech. Un saluto da Federico. Ciao!